Vieni, vieni a vedere. Apri pure, così vedi meglio. Guarda che bel carico. Camioncino pieno di legna. Eccolo lì che sta scaricando la legna. Ora scendo anch'io, vi faccio vedere quant'è. Ecco qua il primo carico di quest'anno di legna. Ce n'è. Se penso che dobbiamo portarla tutta di là. L'idea è uno così al mese. Al mese fino a settembre. Sì, sfruttare i periodi più caldi perché adesso la legna è più leggera. Leggera, te ne danno di più e la paghi di meno. Sì, che differenza, eh. La voglia. Allora, l'anno scorso Troppo positivi siamo stati. avevamo avuto un'idea. Mamma che ventaccio, spero si senta qualcosa. Avevamo avuto un'idea, non mi ricordo se ve l'avevamo comunicato questo nostro desiderio. Comunque, noi ora vi raccontiamo anche per farvi vedere quanto spesso le idee possono cambiare, poi uno vede come vanno le Sì. cose, decide di prendere un'altra strada, eccetera, eccetera. Comunque, a cosa mi sto riferendo? Noi l'anno scorso avevamo pensato di autoprocurarci tutta la legna per l'inverno del 2023 da soli, Sì, è vero. che come materia prima sarebbe anche fattibile, però poi Come come. lavoro è dura, soprattutto per me perché non ho i mezzi necessari. Se avessi almeno una carriola a motore o comunque una macchina adatta. Ma anche quell'attrezzo che hanno di sotto che taglia, Ah beh, anche non so l'attrezzo che come si spacca la legna chiama. proprio. Come si chiama? Lo spaccalegna credo a motore, adesso Ecco, non sì, è so un come si chiama. attrezzo che ho Sì, comunque sto visto. andando sempre con l'accetta, comunque fatica la fai. Beh, È un'altra cosa, quello di sicuro. Per quest'anno comunque la compriamo, anche perché è già tagliata, da noi costa poco effettivamente, in altri posti costa molto di più. sì. È fattibile da noi. Una bella scorta di legna ce l'abbiamo comunque. Questa comunque si deve ancora seccare perché non è abbastanza secca come quella che ci portano. E ogni mese vogliamo fare almeno una scorta, un carico al mese, almeno fino a Sì, settembre. direi di sì. E poi comunque intanto poi verso fine estate mi taglierò anche questa che incomincerà a essere già più secca. E sperando come il nostro vicino di sotto che aveva una bella scorta già tagliata Tagliata. e quindi poi gli bastava Sì, anche per gli anni praticamente successivi. sì, aveva questa scorta già tagliata nei magazzini di sotto e poi d'estate ne tagliava altra e quindi ce n'era sempre così tanta già tagliata che no, nonostante, aspetta, avesse più stufe di noi perché ne aveva tre, Tre? tre, sì, tre, non finiva mai e quindi poi riusciva l'estate Sì. successiva a metterne da parte abbastanza per, insomma, era un ciclo Un proprio. pochino l'idea è Noi questa. invece siamo a secco Siamo a secco, e quindi. quindi partiamo da una situazione di carenza Sì. massima. Sì, infatti prendendola così tanta spero che ci duri un po', anche con due stufe, la vedo un po' dura. Dobbiamo vedere perché questo sarà il primo anno che Con due utilizzeremo stufe. due stufe veramente. Quindi. Perché gli altri No, anni con no. quella piccola di sopra Alla non fine è sempre possiamo. una. Sì, non possiamo prenderla come esempio vero. Vedremo. Però No. magari poi sai, con due stufe la casa è più calda e alla fine consumi meno di quello che pensi. Vediamo, dai, vediamo quest'anno, Vedremo. comunque di sicuro questi carichi ci aiutano, in più poi quella che taglierò ci aiuterà ancora di più e a fine anno faremo un attimo il resoconto. Sì, vedremo. Vedremo un po'. Sì, sarà poi nel 2024 alla fine il resoconto, Sì. Un perché noi adesso stiamo accendendo ancora un po', pochino sì. soprattutto per la nonna. Dipende le giornate, sì, soprattutto sì, poi anche per lei, poi ultimamente aveva fatto un po' più freschino, oggi è già una giornata più calda, speriamo che incominciano Sì, diventare calde. la nonna voleva vedere uno di questi ceppi poi in azione. Sì, no, questi sono belli Sono secchi, più più di secchi di. quelli che ho tagliato, anche quelli che ho tagliato erano ancora Sì, un pochino. infatti non scaldava al No, 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 no. Infatti così 100%. la sprechi un po' la legna, diciamo, perché Sì, è ne usi di più, ma ti fa meno calore, un vero. po'. Comunque adesso noi chiacchieriamo, io starei qui ore a chiacchierare al sole, ma ci tocca andare a caricare.
questi ceppi qua, anziché portarli in legnaia, li porto in casa così la nonna può finalmente vederli in azione. Abbiamo subito caricato la stufa con i ceppi nuovi. Qua qualcuno si è subito messo vicino alla stufa, è vero? Dov'è tuo fratello? Dov'è l'altro? Sarà su qualche sedia. C'è la Vanessa. Adesso di sicuro si unisce anche lui. È Floruz? È Floruz? E ora, eccolo, eccolo. Dov'è? È lì lì, adesso sale sulla sedia. Guarda che c'è un bel calduccio vicino alla stufa, Zeus, eh? Mm. Niente. E vabbè, comunque adesso, nonnina, ci beviamo tutti quanti un bel bicchiere di succo di frutta. Lo preparo anche a Luca e glielo porto, perché oggi è una giornata che richiede parecchia energia. Fermati, amore. Anche tu con Audible. Sì. Siamo tutte e due con Audible. Ti ho portato un ciucchino. Una piccola pausa col succo, io l'ho fatta adesso con la nonna. Come brucia bene questa legna, Lu. Oh. Ha preso subito benissimo. Perché questa è bella secca. Quella che abbiamo noi comunque. Mamma mia, te lo sei neanche goduto il succo. Sono rimasta in un sorso, Luca. È piccolino. Hai sentito il sapore almeno? Quella che abbiamo noi lì dovrebbe stare almeno un po'. Almeno tutta l'estate, che col caldo si secca, almeno, secondo me, se non addirittura un altro anno. Mm. Ci è venuta comoda, per carità, è andata bene nel momento del bisogno, va benissimo, però la differenza è un'altra cosa. Se vuoi entrare un attimo la vedi sì, subito. Sì. Ma infatti mi ricordavo con gli altri ceppi prima, ne carichi meno e brucia e fa più calore proprio, non dico il doppio però. Vero, vero. Io intanto torno dentro che mi devo riprendere il secchio. Pausa anche con il biscotto, non ci ho pensato a portarlo. Ne servono fuori altri. E comunque, come ci dite sempre voi, ci pensavo prima, ho detto questa cosa alla nonna, la legna scalda due volte. Mm. Quando la metti apposta e quando la usi, ed è proprio così. E si riparte col secchio. È mezzogiorno e questa è la situazione legna qui. Non lo so dal video se si capisce quanto lavoro abbiamo già fatto, amore mio. Adesso la faccio vedere, vi faccio vedere quella in legnaia, così vedete un po' la differenza. Io mi fermo perché vado a preparare il pranzo, qui tutti reclamano cibo e invece Luca continua fino a quando non è pronto da mangiare. Ecco, questa è tutta quella sistemata, così potete farvi un'idea un po' di quanta ne abbiamo già tolta. Considerate che la legna ci è arrivata verso le 10:30, se non sbaglio, più o meno, sì, più o meno le 10:30. Quindi quello che avete visto è il risultato più o meno di 1:30 di lavoro, dico più o meno perché poi c'è stata qualche piccola pausa, c'è stato qualche momento in cui ci siamo fermati e noi ci mettiamo parecchio tempo perché la distanza da dove ci viene lasciata la legna alla legnaia è parecchia ed è pure in salita. In più abbiamo solo una carriola, quindi se ne avessimo due sicuramente ci metteremo meno tempo perché useremo entrambi la carriola. Invece così io adopero il secchio, col secchio non è che riesco a portare molta, molta legna. Comunque oggi pasta al pesto per la nonna, per noi pasta al pesto più pomodoro. Thank you.
Qualcuno qui sta facendo l'ultimo carico, o mi sbaglio? Meno male. Ah, vabbè, dobbiamo ancora ovviamente ripulire. È dura. Soddisfatto? Non è finito, vedi? Sì. Neanche una giornata, dai. No, è vero, siete stati bravi. L'anno scorso come mai ci mettevamo anche più di un giorno? Avevamo la carriola a marcia. Ah, è vero, è vero, è vero. Questa l'altra... La carico il doppio dell'altra carriola. E non è sbilenca, ti ricordi quante volte c'è caduta? Quindi, l'altra cosa. Giusto. Poi secondo me comunque anche il tempo fa la differenza. D'estate a quest'ora non ci mettevamo qua sotto, sotto il sole. No, no. Perché è un po' pesantuccio. Sì. Vabbè, vai amore, vabbè. Parti che ti voglio vedere partire con quest'ultimo carico. Non puoi cedere proprio adesso. Che grinta. Ecco qui la pila di oggi. Io lascio impilare la legna a Luca perché lui è un maestro. Come mette i ceppi Luca, non li mette nessuno. È vero, no, è vero. Io non riesco a fare un lavoro così preciso. Nessuno. Nessuno, amore mio, nessuno. Cioè, come li metti tu, io non ce la faccio. E preferisco che lo faccia lui perché sono perfetti. A te verrebbero bene i muretti a secco, amore. Perché sei un maestro ormai. Allora, nonnina, pensavi che ci avremmo fatta a mettere a posto tutta quella legna in no, una giornata? No, pensavo di no. Neanch'io. Siamo messi bene. Però con la buona volontà ce l'avete fatta. È vero, è andata bene. È andata benissimo. Ogni tanto vedevo che ci guardavi dalla finestra. Sembra spiare. Hai fatto bene. Allora, poteva venire anche fuori la nonna, ma oggi c'ha troppo vento, troppo. Okay. Appena passa questo vento dobbiamo pulire lì fuori perché ha portato tanta di quella robetta, ma anche di là ho visto, sì, tutto da i fiori del ciliegio, sì. Sono ovunque, mamma mia, ci stanno infestando tutto. Tutto dobbiamo fare. Tutto, piano piano. E niente, con questo siamo arrivati alla fine di questa giornata. Noi vi mandiamo un bacio, banda un bel bacio, nonna, e ci vediamo presto nel prossimo video. Ecco. Brava.